Anche a Campobasso è arrivata la Befana. Torna la tradizione dopo 3 anni di stop in piazza Vittorio Emanuele. Una piazza gremita di famiglie e di piccoli che al grido di «Scendi Befana, scendi!» hanno atteso il suo arrivo. Un evento di spicco del cartellone natalizio della città capoluogo in sinergia con gli uomini del comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso e della Croce Rossa Italiana. Anche gli anni prima del Covid, facevamo questa calata della Befana con questa manovra di origine speleoalpinistica e verrà calata la Befana che poi distribuirà caramelle ai bambini. Abbiamo la collaborazione della Croce Rossa che per evitare che si accalchino tutti sulla Befana che scende, cioè, ci saranno altre Befane in giro che distribuiranno caramelle. Per la Befana un volo con un atterraggio in piazza, circondato dall'affetto e dalla curiosità dei bambini. Di solito a Campobasso arriva sempre la Befana, perché ci sono molti, molti bambini che l'aspettano con ansia. E noi siamo della Croce Rossa e collaboriamo con i Vigili del Fuoco per questa giornata bellissima. Meno male che c'è il sole. A tutti i bambini, a tutti veramente, non solo a quelli di Campobasso, del Molise e di tutta Italia, del mondo, auguroni bambini da parte della Befana. Un bacio grosso grosso. Per il sindaco l'attenzione questa volta per i cittadini più piccoli. È un'iniziativa che insomma si ripete, è un simbolo, lo facciamo in collaborazione con i Vigili del Fuoco e chiude un cartellone di eventi che quest'anno ha avuto particolare attenzione anche proprio ai più piccoli, quindi abbiamo tra l'altro spostato l'attenzione anche sui quartieri periferici, ci sono stati diversi eventi nei vari quartieri della città che hanno coinvolto soprattutto i bambini e quindi insomma oggi è la giornata conclusiva per quanto riguarda le feste, ma il cartellone anche di gennaio prevede ancora una serie di attività che spostano l'attenzione doverosamente anche nei confronti dei più piccoli.